Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Spada DLC numero 2. Nello scorso episodio abbiamo catturato Uxie, Celesteela e Latios nella Dynatanamax. E in questo episodio andremo avanti con le catture dei leggendari. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, non mi piace. Comunque, a parte questo, nello scorso episodio abbiamo dato gli appunti a Peony, che però dice che non sono i suoi, quindi va bene. Comunque, verso la fine abbiamo pagato Nia perché ci dicesse dove era la posizione di un altro Pokémon particolare. E spero che succeda ora. Quindi possiamo partire subito. Sembra che tu abbia registrato la posizione di alcuni Pokémon. Quale Pokémon vuoi raggiungere? Stacataca, serio? Ok, ti prego, gioco, non farmi troll. Allora, Stacataca, sarà bella tosta questa. Solitario, ovviamente. E tanto per... Allora, Stacataca non mi ricordo neanche di che tipo è. Mannaggia. Ma sì. No, Swampert, lo volevo io. Direi di fare comunque come lo scorso episodio, ovvero tipo roccia, bene. Ovvero taglierò alcune lotte. O meglio, taglierò molte lotte, perché sennò davvero se mostro tutto, tutte le lotte, ci metterò veramente un secolo a fare il video. Allora, tanto per... Vai. E Manectric preso. Mamma mia, mi ha demolito. Wow. Allora, tanto per... parafulmine utile. Nah. Ok, potevi darlo a Maria Rosa, ma vabbè. Adesso, allora, te cosa sei? Intanto potrei andare qua per prendere qualche strumento, sarebbe utile. Sì, dai. Allora, che oggetti mi puoi dare? Vediamo un po'. Allora, gran lente aumenta di poco la precisione delle mosse. Fiasco polizza. Avanzi. Sì, avanzi tutta la vita. Certo, avanzi. Ok, mamma mia, Hitmorse è stato veramente un orrore. Mamma mia, cioè, Solarraggio è stato... Wow. Allora. Nah. Ok, perfetto, l'ha dato a coso. Adesso, allora, te cosa sei? Combusken, penso. Allora, te sei tipo roccia. Combusken sarebbe molto utile. Molto utile. Ma scherziamo?
Allora, Blaziken, sei una potenza, ma seriamente una potenza. Cioè, mi hai quasi demolito. Allora, ti prego, Vanessa, prendilo. No! Aveva coaching! Mannaggia! Ah, sei proprio un genio, Vanessa. Ed ecco qui, Stakataka. Mamma mia, è veramente forte. L'unica mossa che ho super efficace è troppo forte. Speriamo di paralizzarlo, tanto per... Sei un genio, te inizi sempre con provocazione. Mamma mia. Ok, paralizzato, bene così. Allora, frusta di fuoco non è per niente efficace, è tipo roccia. Difesa abbassata, comunque buona. Non serve a niente tuon'onda. Frana. Mamma mia, ci ha demoliti. È veramente forte sta Stakataka, se non si fosse capito. Allora, altri due turni e poi posso fare la Dynamax. Corpo scontro ancora, vai. Calcio basso. Fa tantissimo, Stakataka pesa. Ok, ridotta la velocità ma non serve più lento di noi. Vai. Niente. Frusta di fuoco. Ok. Non attaccare. Tuono. Perché? Dai, ne attaccano. Mamma mia. Velocità ridotta. Ultra boost. Difesa, ecco. Ora non gli faccio più niente. È veramente forte sta Kataka. Veramente, veramente forte. Ancora un turno. Proviamo con troppo forte. Vai. Colpo infernale. Non gli fa niente. Brutto colpo. Vabbè. Troppo forte, vai. Devastato, benissimo. Manca un ultimo turno. Allora, tuono mancato. È paralizzato. Metal testata, no. Ultra boost. Ok, difesa aumentata. Curami. Ok. Ho il Dynamax. Allora, Dynamax e... no, Dynapugno assolutamente. Devo distruggerlo questo coso. Distruggilo. Giorno di sole, perché? A che ti serve giorno di sole? A parte potenziarti le mosse, non serve a nulla, fai un attacco fisico. Distruggilo, dai. No! Non ci credo. Ti prego, paralizzato, rimani paralizzato. Perfetto. No! No! Non ci credo. Ah. Vabbè, tanto per posso tenermi un Pokémon. Come siete usciti tanto per? Ok. Vabbè. Tanto
Tanto per prendo te. Se devo scegliere qualcuno. Vai. Ah, che cavolo. Vabbè, faccio un taglio e ci rivediamo da Stakataka. Se è possibile riaffrontarlo. È possibile riaffrontarlo, vero? Cioè, è possibile riaffrontarlo. Ok. Allora, sono ritornato qui. Per favore, Stakataka, fatti sconfiggere. Allora, vai Ossomerang. Riflesso, perfetto. Bravissimo. Allora, riflesso, ripicca. Ok. Ossomerang, due volte, lancia anche il secondo. Ok, mamma mia, ci ho messo due tentativi a ritornare qui. Stunfisk. Grande. Ok, sdoppiatore. Perfetto. Allora, Stunfisk. Fai un geoforza come prima e andiamo a casa. Allora, vai. Potevo fare la Dynamax, non importa. Ok, Cryogonal al solo a raggio. Ripicca. Dai Ossomerang. Oh, mamma mia. Ci ho messo 50 minuti per catturarlo. Mamma mia. Quanto tempo. Allora, la prima volta è la prima volta che avete visto. La seconda volta avevo la squadra perfetta. Fai veramente schifo. Ultra boost. Allora, che mosse hai? Frana, sdoppiatore. Vorticolpo e sganciapesi. Ok, sganciapesi può essere buona. Ma cavolo, mi hai fatto veramente dannare. Cioè, prendiamolo. Oi oi. Stakataka. Allora, vai nel PC. Ok, mamma mia, quanto mi ha fatto dannare. Ah, ripeto, sono a 50... Sì, a più di 50 minuti. Allora, ho preso un Vaporeon. Guardate come mi è uscito male. Però, mamma mia, mi ha fatto veramente patire. Di che statistiche sei? Orrende, perché te devi essere difensivo e l'attacco speciale deve essere orrido, quindi alla fine mi sei uscito male. Allora, parliamo con Peony e andiamo avanti. Allora, sì, ti voglio mostrare Stakataka. Abbiamo qua una creatura misteriosa, il Pokémon Bastione, Stakataka. È formato da tanti piccoli blocchi messi insieme. Senti... Quei blocchetti sono proprio perfetti per farne un cuscino. Non è... non è che me ne daresti uno? No, eh? Peccato. Però capisco... Però capisco. Non deve essere il massimo rimanere senza un pezzo. Una curiosità. Quanti blocchi deve perdere? Per non essere più uno Stakataka? Non mi sembra il Pokémon di cui parlano gli appunti misteriosi. Non ci resta che continuare a darci... Che continuare a darci da fare. Mamma mia, Stakataka, mi ha fatto seriamente impazzire. Ah. Allora, speriamo che i prossimi siano meno... Da farmi impazzire, perché davvero wow. Allora, te vai qua su. E...
Tanto per voi due andate qua. Ok, prossimo. Vai. Allora, decorazione. Vabbè, tanto per. C'è proprio Duralludon. Ok, tipo drago. No, che non sia chi penso. Allora, da questa parte può andare. Tipo drago. Però mi serve il tipo folletto. Ah, che casino. Mamma mia, Skantank, penso che l'avrò lasciato, non lo so, perché davvero il video per ora è molto lungo. Allora, praticamente Skantank ha impedito a cosa, ora mi sfugge il nome, quello di tipo acqua, di usare, vabbè io non lo tengo, di usare Bodyguard per proteggerci, togliendo le condizioni di stato, proprio è stato orribile. Cioè, vabbè, pure di infliggere danni. Allora, roccia, però è di tipo drago. Andiamo di qua, dai. Allora, io non cambio Pokémon perché mi serve questo. Questo coso mi serve, no? Bene, benissimo, veramente, veramente bene. Ok, io Tangela non lo catturo, assolutamente no, vattene via, perché se no mi rovini il team. Ah, mamma mia, almeno risparmio anche tempo. Come? Non l'ho catturato! No! Ha tolto Ranguru, era fortissima la combo. Andiamo, sì, con te. Cioè, dai! Allora, mamma mia Zarina, regalità. Non mi ricordo neanche se era la mossa buona con Zarina. Però io ovviamente mi tengo al Crimi. Ti prego togli Tangela. E ovviamente. Ah, no, seriamente, perché non posso scegliere a chi dare cosa? Ah, quanto ti adoro, Kiratina. Però ti odio. Ah, non so che mossa. Decorazione, va. No, ho sbagliato, gli ho aumentato l'attacco. Sono stupido. Ho miscliccatissimo. Perché devo potenziare lui? No, l'ho potenziato. No, non volevo farlo su di lui, ma su di me. Cioè, ma decorazione. Almeno posso anche potenziare i compagni. Ma perché mi selezioni lui?
No! Ah! Bodyguard grande, però se usa una mossa Dynamax siamo fregati. Acrobazia. Ok. Vorticolpo. Sei. Ok, perfetto. Paralizzato grande. Mamma mia, ho miscliccato fortissimo. Non dovevo per niente fare quella mossa. No, sempre Magibrillio, vai. Sempre questa mossa. Bodyguard. Bravissimo. Ora, se Giratina rimuove tutte le condizioni di stato, Bodyguard va a quel paese. Ok, vorticolpo. Dai. Perfetto, ti ho fatto abbastanza. Paralizzato grande, dai. Non attaccare, hai l'attacco boostatissimo per colpa mia. Mamma mia, che paura. Vai, Giga Gran Finale. Allora, Giratina, non fare niente. Bodyguard, bravissimo. Allora, non. Ma sei un genio! Cioè, ora questa ha l'attacco potenziatissimo. Ti prego, non fare nulla, non fare nulla, non fare nulla. Ti avrei fatto ancora più male. Dai, ti prego, non fare nulla, non fare nulla, non fare nulla, non fare nulla. Ok, li ho curati. Ha rimosso, perfetto. Ora qualsiasi mossa ci colpisce. Viso truce. Ok. Però meno male si è tolto anche boost. Quindi è solamente. Ah, è vero, ha pressione. Vai, ti prego. Forza antica. Ok, è tipo roccia, bene. Colpitelo. Colpitelo, dovete colpirlo. Ok, acrobazia. Perché acrobazia? Avevi troppi calcio. Giga Gran Finale, dai. Per favore. Dai. Ok, curato. Paralizzante. Dai, forza. Mamma mia, è tostissimo. Vediamo un po'. No, perché poi lo curo. Vai, dai una fiamma. Ok. Acrobazia. Perché acrobazia? Hai troppi calcio. Posso capire che è una mossa di tipo erba, però dai, è sempre qualcosa. Mannaggia. Ok. Paralizzato grande. Dai, 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 dai. No, Ombra Artigli, no! No, Zarina. No, ma un brutto colpo lo potete fare. Mannaggia. Non ho più la mossa peculiare. Ah. Magifiamma, vai. Etere Lama, dai. Magifiamma. Ti prego, Tangla, fai brutto colpo. Ridotto attacco speciale. Paralizzato, dai. Ombra Artigli. No! Ti prego, no. Ok. No, no, ti prego, vigor colpo, no. Allora, entra in campo. Zarina, fai tropicalcio, ti prego. Incoraggia, dai. Boost di attacco fisico, dai, dai, dai. Boost di attacco fisico. Schermo luce non serve a niente. Un colpo. Oh. Mamma mia. L'adrenalina. Vai. Se non avessi miscliccato, sarebbe andata molto meglio. Mamma mia.
Per un misclick avrei potuto potenziare Mantine e fargli fare robe. Mamma mia. Catturato Giratina. Ora, tanto per voglio vedere le vostre mosse, perché seriamente... Allora, scoppio, vabbè, buona. Sfoga rabbia. Ok, vabbè. Sarina regalità. L'aura di regalità del Pokémon impedisce al nemico di attaccarlo con mosse che hanno... Buona, questa è l'Oxarina... L'Oxarina? Buono in competitivo. Perché alla fine regalità... Dovrebbe essere quella più buona, perché alla fine impedisce di essere attaccato da mosse di priorità e tanta roba. E poi quanto è veloce? Dovrebbe essere abbastanza veloce. Allora, aromaterapia, tropicalcio. Cioè, avevi tropicalcio, non l'hai usato neanche una volta. Ah, Giratina. Fai schifo. Fai veramente, veramente schifo. Se mi ricordo, te sei fisico. Però, vabbè, vai. Allora, nel box assolutamente. Ok, allora. Siamo a due, ce ne manca un altro. Voglio andare tipo tre a episodio. No, in realtà sei abbastanza buono, devo solo cambiarti la natura. Vabbè, mediocre in PS, wow. Allora, tanto per... facciamo così. Allora, dicevo, sei abbastanza buono, però in PS fai abbastanza orrore. Perché va bene tutto stellare, poi dovresti essere un attaccante fisico per quello che ricordo, quindi sei praticamente perfetto, tranne per i PS. Allora, vai, Giratina. E così questo sarebbe Giratina, il Pokémon che vive in un mondo opposto al nostro. Non ho ben capito, vuol dire che vive dal lato opposto del pianeta? Se è così, devi aver fatto un viaggio bello lungo. Spero che tu non ti sia stancato troppo. Però secondo me non hai problemi a volare. Però secondo me non hai problemi a volare come un razzo. Vroom! Magari è stato facile arrivare fin qua. Non mi sembra il Pokémon di cui parlano gli appunti misteriosi. Non ci resta che continuare a darci da fare. Ok, perfetto. Ora, prima voglio parlare con cosa e poi vado dall'ultimo Pokémon. Allora, mamma mia quanto siamo. Allora, vai. Zapdos. Penso che questo sia il vero Zapdos. Penso. Allora, tanto per sì. Però, non ho preferenze. Vai, ti prego registrazione. Allora, vai in solitaria. Allora, tanto per... Vai. Ah, facciamo l'ultimo leggendario e poi andiamocene, perché seriamente... Oi oi. Ho sperato fino all'ultimo che fosse Palkia e invece è Dialga, anche meglio. Allora, siamo messi male, molto molto male. Non ho la Dynamax e sono, ripeto, messo abbastanza male. Paralizzalo, ti prego. Cannon Flash. Mamma mia, si inizia veramente male. Non
come Stakataka. Non come Stakataka. Sei un genio. Sei veramente un genio. Ok. Allora, siamo veramente fregati. Molto fregati. Allora, ti prego, paralizza. Non ti ho fatto nulla. Squamadrago. Tanto per forza antica. Che bo... No, dai! Ok, ripicca è sempre buona. Allora, schermo luce. Per prepararsi contro Fragor Tempo. Non ti faccio nulla. Due, basta? Cioè, mi riduco la difesa, mi aumento la velocità, solo due colpi. Oi oi. Ok. Non one-shottare sempre Link a Rock of... O se no, seriamente mi arrabbio. Allora. Troppo forte, vai. Non... Cioè, ma one-shotta chiunque è un leggendario. Cioè, il leggendario non importa chi lo one-shotta. Cioè, posso... Non posso più perdere Pokémon. Perché se ne perdo anche uno solo... Perdo. Io il video ha un'ora e mezza. Cioè, wow. Breccia, che non fa niente. Se era Palkia forse era molto meglio. Molto meglio. Allora, Dyna, vai. Ma tanto sarà più veloce di me. Cioè, no, dai, ma non è giusto. Brutto colpo addirittura proprio. Ah. E niente. Vabbè. Allora, tanto per vediamo cosa ci è capitato. Te che fai abbastanza schifo di abilità. Tu che fai veramente schifo. E Tivul invece che è buono. Più o meno. Però ovviamente la Gigamax è sempre la migliore. Vai. Mamma mia. Allora vai nel PC. E direi per il momento di chiuderla qui. Perché seriamente... vuoi salvare l'ubicazione di... per poterlo affrontare di nuovo in seguito? Sì, ovviamente. Te mi dice un altro Pokémon? Tapu Fini. Sì, tanto ne ho abbastanza. Parla con la scienziata. Tanto per... Ah, ok, posso tenerli. Ok, no. Allora, dicevo, per questo episodio è tutto. Mi dispiace aver catturato solo due Pokémon, ma seriamente Stakataka mi ha sfinito. Guardate, un'ora per catturarlo, un'ora. Tra un po'. Comunque, dicevo, abbiamo finito. Ripeto, mi dispiace se ho catturato solo due Pokémon. Comunque, nel prossimo episodio di Pokémon Spada, DLC numero 2, cercherò di catturare altri Pokémon leggendari. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao!